Abbiamo soccorso una signora in attesa di due gemelli, trasportata urgentemente in ospedale al 7° mese di gravidanza, e il primo gemellino è nato in ambulanza. Dopo circa 30-35 minuti, con l'ultima scarica, cioè la quinta scarica, il poliziotto riprende il ritmo. Di lì lo portiamo in ospedale e dopo qualche giorno, una decina di giorni all'incirca, ci vengono a bussare in postazione ed era il poliziotto che voleva ringraziare l'intera squadra che quel giorno le aveva salvato la vita. C'è una delle prime donne autiste di ambulanza e poi le vite salvate da un arresto cardiaco, quelle venute alla luce direttamente in un'ambulanza in corsa. Sono tante le storie personali e di lavoro e i protagonisti del nuovo corso del 118. 55 nuove ambulanze e un'organizzazione rinnovata grazie all'ingresso di 462 operatori assunti a tempo indeterminato in Sanità Service. E così il 118 della ASL Bari cambierà decisamente volto quando il servizio di emergenza territoriale passerà dal vecchio sistema diffuso basato sull'impiego di 21 diverse associazioni di volontariato alla nuova gestione centralizzata di ambulanze, autisti e soccorritori a guida Sanità Service, società in house della ASL di Bari. Noi facciamo centinaia di migliaia di interventi l'anno, una media di 300 missioni, quindi interventi al giorno su tutto il territorio provinciale, quindi è un lavoro incessante. Abbiamo a disposizione personale ad altissima professionalità che finalmente ha una stabilità di lavoro che consente quella tranquillità che è necessaria per affrontare un compito così difficile.